tornato a guidare la nazionale in un momento di crisi del calcio italiano, il vecchio capitano azzurro si è ripresentato agli inglesi con questa prodezza non premiata dalla sorte. La folla si è ancor più esaltata e commossa sul finire quando, falciato da un avversario e costretto a lasciare il campo, ha voluto farvi ritorno a tutti i costi. E anche da Zoppo è riuscito a rendersi utile alla squadra. La folla lo ha ripagato di tanta abnegazione, portandolo in trionfo. I giornali sono pieni della sua ultima gesta. Mani gentili li aggiungono alla collezione dei ricordi. Grata fatica della signora Piola, giustamente fiera del suo Silvio. Esempio luminoso per i giovani, a cominciare dal piccolo Dario, che aiuta papà a sistemare la piccola montagna di fotografie, più o meno storiche, come quella che ricorda il suo 300° e non ultimo gol di campionato. Ma quando è l'ora di tornare al lavoro nel proprio piccolo campo, questo cincinato dei tempi moderni non ammette eccezioni. Neppure oggi, che ha la caviglia ingessata.